Non vedo l'ora che arrivi questo 20-21 settembre, perché sarà un voto bello dopo mesi di chiusura, di paura, di distanza, la riapertura delle scuole pur con i mille problemi causati da un ministro totalmente incompetente, e il diritto di voto e l'espressione democratica della riconferma di Luca Zaia in Veneto e del cambiamento invece in tante altre regioni d'Italia saranno due bellissime giornate di partecipazione. Non leggo la sopravvivenza del governo né al voto delle regionali né al referendum. Per quello che mi riguarda, questo governo prima va a casa meglio è, perché non sta facendo una sola cosa una nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Però quello dei veneti sarà un voto per riconfermare il buon governo, quello dei toscani, dei marchigiani e dei pugliesi un voto per cambiare dopo troppi anni di sinistra. Quindi speriamo che arrivino queste giornate. Il recovery fund è stato portato a casa, però sono soldi sulla carta che forse arriveranno l'anno prossimo. Io so che in Veneto la pedemontana è aperta grazie alla Lega Luca Zaia, so che in Veneto arriveranno le Olimpiadi nel 2026 grazie alla testardaggine della Lega, so che la legge Fornero è stata cancellata grazie alla Lega, so che i porti sono stati chiusi grazie alla Lega, so che la flat tax per le partite IVA è stata realizzata dalla Lega. Di quello che accadrà l'anno prossimo parleremo l'anno prossimo.